30 agosto 1910, nel Carmelo di Lisieux, si conclude il processo informativo diocesano sulla fama di santità di Suor Teresa del Bambino Gesù e del Santo Volto, al secolo Thérèse Martin, nata ad Alençon il 2 gennaio 1873 dall'orologiaio Louis Martin e dalla merlettaia Zélie Guérin, sua moglie. Suor Teresa, entrata al Carmelo di Lisieux a 15 anni di età, è morta in quello stesso monastero a soli 24 anni, il 20 settembre 1897. Nel corso del processo indetto dal vescovo di Bayeux, è stata vagliata la dottrina di Suor Teresa del Bambino Gesù nei suoi scritti. È stata esaminata l'attendibilità dei miracoli e sulle testimonianze di coloro che hanno vissuto con la serva di Dio è stata accertata la pratica eroica delle virtù e dei consigli evangelici che sono oggetto di voto. Gli atti del processo saranno ora trasmessi alla Sacra Congregazione dei Riti e sottoposti al giudizio del Santo Padre Pio X. Ma il promotore della fede, quello che comunemente è chiamato l'avvocato del diavolo per il rigore con cui scruta le ombre dell'anima umana, si riserva di fare uso ancora una volta delle sue facoltà. Mi oppongo, non perché disapprovi quello che qui è stato fatto. Thérèse Martin mi pare degna degli altari più elevati, dove del resto è già stata posta da tutta la cristianità. Le decisioni di Roma serviranno a situarvi la sua immagine. Immagine che temo non sarà molto artistica. La gente esige delle statuette di gesso dipinte in azzurro e oro. Quanto a me, non dispero di vedere erigere in questo stesso luogo una statua della nostra guerriera sotto le sembianze un po' più rassicuranti di una monaca che sfoglia margherite. Ma per il tribunale non si tratta di constatare un successo. Noi giudichiamo una santa, vale a dire la santità. Ma certo, reverendo promotore. Quali elementi mancano dunque? Piaccia a questo tribunale di voler richiamare Suor Anna di Gesù, Suor Maria Gabriella della Concezione, Suor Gioacchina dei Santi Angeli Custodi, Suor Giovanna della Misericordia e Suor Luisa della Croce. Dubito forse delle testimonianze rese, devo ricordarlo, sotto il vincolo del giuramento. Dio me ne guardi. Mi stupisce soltanto che siano state tutte perfettamente unanimi nel dichiarare che Thérèse Martin era una santa. Tutto ciò non è nella natura delle donne, che lo sappiamo, esaltano raramente le loro simili. Forse scandalizzo il reverendo vice ufficiale, eppure è confessore. Non so dove vuole arrivare il reverendo promotore della fede. Quelle cinque suore, e anzitutto, perché quelle cinque e non altre? Hanno parlato, che io sappia, come tutti i testimoni, senza costrizione in nostra presenza. Sono dunque insospettabili. Ma chi lo nega? Lei. Ricorderò allora al reverendo vice ufficiale che il mio compito, peraltro poco gradito, consiste nel tentativo di capire. D'accordo, ma cosa c'è da capire? Non si può negare come nel loro insieme quelle deposizioni provino, come da viva Suor Teresa, fosse rispettata, ma certamente poco amata dalle sue consorelle. Invece, dalle deposizioni che avete udito, pare che nella quasi totalità nessuno abbia mai dubitato di avere sotto i suoi occhi, nella convivenza quotidiana, una così mirabile eccezione. Naturalmente includo nel numero le quattro sorelle carnali, tutte religiose, e soprattutto l'attuale priore del Carmelo, la reverenda madre Agnese di Gesù. Quanto alle cinque carmelitane che ho citato dianzi, esse erano fra quelle che non riconoscevano alcuna aureola alla Thérèse Martin viva. Questo è stato un difetto visivo così frequente qui, che mi stupisce come sia così miracolosamente scomparso tutto a un tratto. Ci sono dei miracoli più grandi. Diffido dei miracoli. Naturalmente non per la veste che porto, ma per l'ufficio che mi è stato assegnato.
Molto bene. Il tribunale, tuttavia, notifica che per parte sua non giudica necessario questo secondo interrogatorio. Ne sono tanto più grato al tribunale. Il reverendo notaio voglia invitare qui madre Agnese. Molto bene. Madre Agnese ha sempre avuto la vista buona. Non dubito che abbia meditato sullo strano caso di alcune sue figliole religiose per vocazione, quindi per vocazione future sante, che non hanno riconosciuto la santità quando essa mangiava nel loro stesso refettorio. Saluto le autorità vostre e chiedo perdono per il grembiule. Aiutavo a preparare la marmellata. Utile mansione. E ci scusiamo di aver interrotto. Meglio così. Ci prendo troppo gusto. Un gusto, reverenda madre, che sorprenderebbe molti uomini di mondo. E vorrei aggiungere alcuni sacerdoti. Gli ordini di clausura terrorizzano per il solo fatto che sono punto di clausura. Nascondersi per la salvezza dell'umanità può essere sconcertante. Eppure, se vedessero lei, penserebbero senz'altro che rinchiudersi per pregare il Signore non è una follia, come credono loro. Follia è una parola che non approvo. Il reverendo vice ufficiale è molto buono, ma la follia non mi turba affatto. Teresa era lietissima di sembrare folle, e anche io. Erode l'ha detto, Gesù era folle. Scusi, in che senso? Diciamolo francamente, voler morire per l'umanità non è indizio di mente sana. A lei la parola, al reverendo promotore. Madre Agnese, lei ha subito un interrogatorio tanto lungo che forse le sembrerà strano l'essere di nuovo davanti a noi, ma la prego di scusarci. Ho pregato il tribunale di richiamare 5 sue figliole. Non mi chiede perché? Non ho più il gusto delle domande. Allora, se permette, gliene farò io qualcuna. Lei è ora sorella di una santa. Di una santa alla quale lei ha fatto da madre, che da piccola è stata sulle sue ginocchia. Lei forse ne ricorderà i problemi come ne ricorderà i giochi, ma auguro che tutto ciò la conforti come conforta noi. Sì, ci ravvicina. E poi forse la sua voce rassomigliava a quella di lei, no? No, questo non lo so. Niente più labile di una voce, soprattutto di una voce cara. Non la si ode più se non nel proprio cuore. Ma è così che lei ascoltava Dio, senza parole. Mi piace che lei veda la santità così, semplice semplice. Senza illusioni. Per questo che lei non si è sbagliata? Avrei potuto sbagliarmi. Altre assai migliori di me ci sono cascate. L'amore divino è sempre amore. E non è comodo. Ognuno ama a suo modo e crede naturalmente che il suo sia il modo migliore. Io stessa all'inizio ho creduto di far bene spingendo la mia piccola verso l'austerità. E così l'ho costretta a portare una croce di ferro che forse era troppo pesante per le sue spalle. Madre Agnese, nella sua deposizione lei ci ha dato il ritratto del Carmelo ai tempi di Suor Teresa, cioè della priora di quell'epoca, la reverenda Madre Maria Gonzaga, la cui autorità, sull'esempio delle grandi badesse di una volta, era capricciosa, diciamolo pure, sproporzionata, ma nello stesso tempo colma di seduzioni ed imprevisti. Tante volte, per gelosia, andava in collera e poi toccava lei placarla e piangerne. Il Carmelo di allora pareva camminare sul filo di una corda tesa, vero? Se il tribunale permette, vorrei non parlare più di madre Maria Gonzaga. Aveva grandi qualità di cuore. È morta nel pentimento. Pentimento di che cosa? Di avere curato così poco Suor Teresa? D'essere rimasta in clausura la signorina de Virville. È già tanto difficile liberarsi del proprio io. Figuriamoci per chi è nobile.
Del resto, come diceva madre Maria Gonzaga, io me ne intendo poco. Sono di famiglia borghese. Sì, sì, capisco. Lei fa bene a difenderla. Il concetto che madre Gonzaga aveva di Dio era così austero che per obbedirle le sue figliole hanno perduto di fronte al Signore la bella virtù di cui dà prova la sua deposizione. La libertà di Teresa verso Dio mentre esse accettavano l'amore divino per ordine e per paura. O mi sbaglio? A dir la verità, le mie povere figliole hanno paura anche di lei, reverendo. Un prete è una gran cosa. Sì, potrebbe esserlo. E poi hanno paura anche di loro stesse. Gliel'hanno detto loro? Reverendo promotore, abbiamo giurato sul Vangelo di non parlare mai fra di noi delle nostre deposizioni. Ma vi sono dei silenzi che invocano aiuto. Vado a chiamarla. Madre Agnese, fuori di qui l'accusano di essere stata l'impresario di Teresa, se così posso esprimermi. Di aver, insomma, spinto sua sorella sugli altari pubblicandone il suo manoscritto. Tanto più che lo ha corretto lei stessa, madre Agnese. Ride? Sì. Se le loro autorità permettono, io vorrei tornare nel mio piccolo mondo, la marmellata. Le mie figliuole sostengono che senza di me non sanno schiumarla. È un modo di dimostrarmi la loro tenerezza. È un altro motivo di orgoglio questo, reverendo promotore. Che cosa prova nell'animo suo la sorella di una santa? E di una santa che le ha scritto ti debbo tutto. Umiltà. No, schiumare la marmellata non è difficile. Però madre Agnese è così contenta di farlo lei che io sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Suora Anna di Gesù. Sì, madre. Figliuola, sei attesa in tribunale. Ma io ho già testimoniato. Va. Va, non turbarti. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Il tribunale desidera ascoltarti, figliuola. Ancora? E tutti questi sandali? Sono 4 giorni che Suor Maria dell'Eucaristia cammina scalza. Non ho bisogno di leggere le iniziali con cui sono segnati per riconoscerli. Maddalena dell'Annunciazione li consuma i bordi. Marta della Trinità li graffia in punta. Ogni paio rappresenta tanti sacrifici, tanto cammino, per bene dell'anima di chi non vuole né camminare né soffrire. E non mi scordo i tuoi. So che per penitenza scegli sempre i più brutti e i più storti. Fa che ti portino al tribunale nel buon umore. È la cosa che più ti manca. Ita promitto et giuro. Ita. Promitto. Promitto. Et giuro. Et giuro. Sic Deus me adiuvet et ec. Sic Deus me adiuvet. Et ec. Et ec. Sancta Dei Evangelia. Sancta Dei Evangelia. Si calmi, sorella. Facciamo tanta paura. Sì. Suor Anna di Gesù detta dos Spagnas. Perché detta dos Spagnas? Sono figlia di ignoti. Ospagna è un paesino dei Paesi Baschi. Mi ci hanno portata da piccola. Si sieda. Riconosce di aver deposto liberamente
e che le sue risposte non sono state suggerite. No, padre mio. No? Sì. E ha conosciuto la serva di Dio, che ha letto i suoi scritti ed è al corrente della sua esegesi? Voglio dire che è al corrente della sua dottrina sull'infanzia spirituale. È vero che parlava spesso di bambini. Li amava molto. Ci diceva che bisognava restare bambini per piacere a Dio. Io non so se questo si chiama dottrina. Chiedo scusa. Non ho istruzione. Perché è entrata al Carmelo? Ne avevo viste troppe. In fattoria non era per le botte. Ho la pelle dura. Ma non mi davano mai un bacio. E anche quando sono andata a servito in città, neppure lì c'era chi mi dava un bacio. E allora, serva per serva, voglio essere la serva di Dio. Lei è stata novizia di Suor Teresa del Bambino Gesù. Ci parli di lei? Preferisci che le faccia delle domande? Sì. Lei faceva così. E lei rispondeva? Quando mandava. A me va poco di parlare. Non sono una chiacchierona io. E poi mi faceva paura. Suor Teresa, ma dicono tutti che era tanto affabile. Giusto. Forse le faceva paura perché era la sua superiore. No, che c'entra? Come che c'entra? Prima di tutto la vera superiore delle novizie era Madre Maria di San Luigi Gonzaga. E figuriamoci se si lasciava togliere quello che le spettava. Chi? Madre Maria Gonzaga? Permette, reverendo collega. Madre Agnese aveva nominato ufficialmente Suor Teresa. Ma quando Madre Maria Gonzaga fu rieletta priora, Suor Teresa mantenne l'incarico senza titolo. E il titolo chi lo aveva? Madre Maria Gonzaga. Che confusione. Essere in religione non esclude essere donna, reverendo collega. Non dobbiamo dolercene. Le donne che tengono in grande considerazione se stesse sono talvolta delle grandi sante. Se Madre Maria Gonzaga l'ha tenuta a capo delle novizie, vuol dire che rispettava questa verità. Non è vero? La rispettava e ne era gelosa. Evidentemente. Madre Maria Gonzaga oggi nominava lei e due settimane dopo nominava un'altra. Ce ne aveva di pazienza, Suor Teresa. Ma io la capivo, Madre Maria Gonzaga. Era una signora come le padrone che avevo avuto io. Suor Teresa no, non la capivo. Non faceva mai niente di male. Non deve essere poi tanto difficile. Ci provi un po'. Chiedo scusa. Volevo dire che al Carmelo non deve essere tanto difficile, Suor Anna di Gesù. Al Carmelo come negli altri posti. E poi qua non ci sono che donne, mentre io credevo di trovarci solo delle sante. È stata una brutta delusione. Via, non sia così severa. Tante suore passavano invece per essere molto edificanti. Mi devono scusare. Vedo solo per quanto sono alta e non sono mai stata molto alta. A 12 anni mungevo le vacche stando ritta. Arrivavo giusta giusta alle poppe. Mi dica, Suor Anna di Gesù, è vero che un giorno ha insultato Suor Teresa? Come? E le precedenti deposizioni non l'ha detto? Perché non me l'hanno domandato. Ma oggi l'avrei detto io. Perché l'ha insultata? Volevo vedere. Vedere? Vedere che cosa diceva. In quei casi le mie padrone tiravano fuori certe parole. E Suor Teresa? Mi ha guardata senza fiatare. Io pensavo, adesso sto a vedere. Se riferisce al lupo, dico che a far pratica con lei io non ci sto più. Al lupo? Madre Maria Gonzaga. Io la chiamavo così perché somigliava a un lupo. Ma proprio in quel momento è suonata la campanella per il silenzio. Suor Teresa si è messa un dito sulla bocca e mi ha sorriso. E poi mi ha dato un bacio. Tremava anche lei, come me. Non l'avrei stimata se non avesse tremato. L'amava? Non lo so. Ma ho capito veramente di volerle bene quando l'hanno esposta da morte in mezzo al coro.
quando ho visto i suoi piedi nudi. Erano così belli. Pareva avesse sempre camminato nella luce. Speriamo mi perdoni di averla amato solo i piedi. Reverendo promotore della fede, può andare. Credo di non aver detto quello che dovevo dire. Ha detto quello che dovevo dire. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Suor Maria Gabriella della Concezione, scenda in tribunale. Non le raccomando di avere coraggio, figliuola cara. Lei si è affidata alla giustizia divina di sua spontanea volontà. Tuttavia, siccome abita nella cella di Suor Teresa, si ricordi che la giustizia, secondo lei, si chiama anche misericordia. Suor Maria Gabriella della Concezione, nata a Nantes, Loira Inferiore, ha 50 anni e al secolo si chiama Amélie Chardin. Sì, padre. Nella deposizione, seguendo l'esempio delle sue compagne, dice la sua venerazione per le eccezionali virtù della serva di Dio, osservata dall'entrata al Carmelo alla morte. È disposta a rinnovare queste affermazioni? Sì. Ha esitato, perché? Non ho esitato. Suor Maria Gabriella della Concezione, lei è entrata al Carmelo quando aveva 20 anni. Entrare al Carmelo significa ambire alla santità. Vorrei sapere con quale mezzo pensava di conseguire la sua. Forse ho capito male la domanda, ma io non ho mai avuto tanto orgoglio. Mi sono limitata a temere Dio. Dio è suo padre. Temevo mio padre. Lo riverivo, ma non gli avrei mai dato del tu. Ai miei tempi non usava. Chi era suo padre? Un mercante all'ingrosso. In casa eravamo in 10 tra sorelle e fratelli, ma nessuno di noi avrebbe mai osato rivolgere la parola a nostro padre senza il suo permesso. Perfino mia madre lo chiamava signor Chardin. Mi dica, Thérèse Martin dava del tu a suo padre? Sì, e lui la chiamava piccola regina mia. L'ho sentito in parlatorio un giorno che madre Agnese mi ci aveva condotta per farmela vedere. Per farle vedere Teresa, che vuol dire? Al Carmelo c'erano già 2 Martin. Con Teresa e poi Céline sarebbero state 4. Io ero contraria, non era nell'uso. E non avevo torto. Madre Maria Gonzaga da principio se n'era entusiasmata, ma poi trovò molto a ridire. Prima che la serva di Dio entrasse al Carmelo, ne aveva sentito parlare? Certo, dalle sue sorelle. E poi ci avevano riferito che in città se ne parlava molto. E che cosa se ne diceva? Che il padre di Teresa era benestante, che le sue 5 figlie avrebbero potuto fare dei buoni matrimoni, soprattutto Teresa, che era la più giovane e la più carina. Dicevano che suo padre la viziava, vero? Quando la nostra superiora le ha vietato di entrare al Carmelo a causa dell'età, lei ci ha pianto. E allora suo padre l'ha portata a Roma a vedere il pontefice e lei ha osato parlarle, per quanto non si usi mai farlo durante le udienze collettive. Era mite, ma era una normanna. E suor Teresa sapeva che lei le era ostile? Ma non le era ostile. Volevo soltanto che si osservasse la regola. Risponda alla mia domanda, sorella. Lo sapeva naturalmente, ma non me ne ha mai parlato. Anzi, mi voleva molto bene. Io stessa me ne stupivo. Sì, è vero, reverendo promotore. Ecco un brano della precedente deposizione di Suor Maria Gabriele. Ovunque la incontrassi, Suor Teresa del Bambin Gesù mi sorrideva. Aveva chiesto di assistermi nel lavoro della guardaroba, eppure lo sapevano tutti che ero esigente. Durante la ricreazione portavo il suo sgabello accanto al mio
tanto che le sue sorelle carnali si lamentavano di essere trascurate. Io sono di carattere tetro e lei scherzava per far ridere me. Era una natura felice. Suor Maria Gabriella della Concezione, lei dice di essersi accorta con stupore di esercitare una viva attrazione su Suor Teresa. Dunque, non era reciproca? Non dico questo, ma nella vita di una comunità ci sono in naturale delle simpatie e delle antipatie. Del resto la vedevo di rado, per la differenza d'età. Lei era postulante, novizia, io ero professa. Ma dopo che ha pronunciato i voti? È rimasta al noviziato, perché le faceva piacere. Perché le faceva piacere? Qua leggo che quando ella prese conoscenza degli scritti di Suor Teresa, scoprì che questa riteneva di essere trattata severamente. Sì, Madre Maria Gonzaga la trattava duramente. La strapazzava davanti a tutta la comunità. Suor Teresa non era di carattere facile. Si umiliava col silenzio quando veniva accusata ingiustamente. Era il suo modo di pensare. Non il suo. No. Per Suor Teresa non c'era che l'amore. Mi ricordo che una sera, era ormai prossima alla fine, mi disse: preghi perché anche da morta riesca a far amare il Signore. Lo dico per accusarmi, mi ha scandalizzata. Mi rendo conto che Suor Teresa l'avrà scandalizzata in molte occasioni. Non lo nego. Esso ho avuto torto, lo riconosco. Ma quando l'abbiamo sentita la prima volta, l'ha detto più sommessamente. Può darsi. Può anche darsi che allora il mio stato d'animo fosse diverso. Che vuol dire? Vuol dire che da quando è cominciato questo processo sono molto turbata. Per me tutto si è deformato. Tutto è assurdo in ciò che costituiva la mia fede. Addirittura la mia certezza. E non posso chiedere aiuto a nessuno. Neanche alla nostra priora, perché ho giurato di non comunicare a nessuno ciò che riguarda questi interrogatori. In certi momenti sono tentata fino alla disperazione. Se è questo che voleva farmi ammettere, l'ho ammesso. Suor Maria Gabriella della Concezione, ora le farò una domanda importante. Rifletta. Che cosa le era più gradito nella serva di Dio? La sua persona o la sua dottrina? Nell'una né l'altra. Non mi era gradita, ma le volevo bene lo stesso. Davvero? Sì, perché lei mi aveva amata per prima. Io non sono espansiva. Io sto bene solo nella cella. La solitudine mi protegge ed ho meno paura. Di chi? Di Dio. Ma Suor Teresa non aveva mai paura di Dio. Secondo me aveva l'orgoglio di pensare che sarebbe sempre stata perdonata, qualsiasi cosa facesse. Io credevo che non avesse sofferto vere tribolazioni, mentre io ne ero torturata. Cosa glielo faceva credere? Il suo sorriso. Io credevo che sorridere sempre fosse un insulto alla giustizia divina. Io non so sorridere. E per questo sarò dannata. Suor Maria Gabriella della Concezione, l'amore della serva di Dio per lei era giustificato. In lei Teresa ritrovava Dio, perché lei è amata da Dio. Per troppo tempo ci hanno oppresso con la giustizia che lei serve, facendola apparire a tutti noi come un ente implacabile. E abbiamo tremato perché averla a cuore ci pareva una profanazione. Di fronte a quel problema, sorella cara, lei non è un'eccezione, ma la moltitudine. Noi siamo un mondo crudele.
E alla fine, dopo 20 secoli di storia, la giustizia ci assomiglia. Suor Teresa è stata mandata a noi perché ci ricordassimo che siamo tuttora dei bambini sulle rive di un lago, i quali spiano teneramente negli occhi di un Dio per conoscere il loro destino. Possa il suo come il nostro non farle paura. Vada in pace. Qual era quella carmelitana a proposito della quale Suor Teresa dice nella sua storia d'un'anima? Una delle sorelle aveva l'arte d'essermi sempre sgradita. Suor Maria Gabriella della Concezione. Poiché ho la vita in disgusto, voglio dare ai miei pianti libero corso. Voglio espandere l'amarezza del mio animo. A Dio dirò, non condannarmi. Dimmi, perché mi giudichi così severamente? È bello per te avvilire così l'opera delle tue mani e favorire i disegni degli empi? Tu che scruti la tua colpa e sul mio peccato apri un'inchiesta, tu conosci la mia innocenza. Sai che nessuno mi strapperà dalle tue mani. Le tue mani... No, Suor Gioacchina, oggi niente digiuno. Supplico la reverenda madre di concedermi. Ho bisogno di penitenza. Quella del tribunale può bastare. Poi mi hai dato la vita e hai vegliato con sollecitudine sul soffio di essa. Fossi io come coloro che non sono nati mai, mi avessero dal grembo della madre portato alla tomba. Cesso un poco dal guardarmi in viso, che io mi abbandoni un attimo alla gioia, prima d'andarmene senza tornare più, nella regione delle tenebre, nell'ombra spessa dove il disordine e l'oscurità regnano eterne, dove il chiaro assomiglia alla notte. In religione, Suor Gioacchina dei Santi Angeli Custodi, professa, 34 anni. Al secolo, Corizan Chantal Marie de la Meilleraie, nata Meilleraie, André Loire. Sì, padre. Reverendo promotore. Sorella, l'educazione che lei ha ricevuto l'avrà certo portata nei suoi giudizi ad un rigore maggiore di quanto possono aver avuto le sue consorelle. Per questo non mi sorprende che lei abbia riconosciuto la santità, ma mi sorprende che l'abbia intuita tanto rapidamente. Se ho detto di averla riconosciuta subito, ho commesso un errore e sono felice di essere ripresa. Ripensando ai miei interrogatori e alle risposte che ho dato, ho capito che i miei giudizi erano troppo spesso dei giudizi avventati. Sono impulsiva e purtroppo 14 anni di chiostro non mi hanno cambiata. Mi è rimasta l'abitudine di dare ordini e sono tuttora incapace di riceverne. E allora perché è entrata qua dentro? Perché gli ordini li accetto solo da Dio. Ma Dio, lei sa... Scusi, reverendo promotore. Lei è stata fra le novizie di Suor Teresa. Dal 1895 al 1897. Cioè fino alla sua morte. Sì, è stata anche mio angelo custode. Che vuol dire? Al Carmelo, l'angelo custode e la suora che la madre priora incarica di dirigere i primi passi di un apostolante nelle consuetudini della Santa Regola. La mia presunzione mi ha privato della gioia d'accorgermi che lei era un angelo per davvero. Perché parla di presunzione? Non trovo altra parola per definire lo stato d'animo con il quale l'ho seguita nella cella che mi era destinata. Forse non mi sono nemmeno accorta che era alta, col viso biondo e che era più commossa di me. Si è subito diretta verso la finestra e ha spalancato le imposte e mi ha indicato, oltre le sbarre, in distanza, la strada ferrata. Sì, pensava che di notte sarei stata contenta di udire quel rumore familiare. L'ho ringraziata. E intanto osservavo le sue mani rovinate, con le articolazioni deformi e la pelle corrosa dalla soda. Come novizia,
ne ha ricevuto l'insegnamento e l'ha osservata nell'intimità. Su che cosa ha fondato fin dall'inizio la sua osservazione? Sull'ammirazione senza riserve o sul rispetto? L'ho rispettata immediatamente. Però? No, non c'è un però. È molto semplice, mi ha stupita. In che cosa? Suor Teresa suppliva la madre Gonzaga, ma non le godeva gli onori. E così ci prendevamo con lei molte libertà. La consideravamo uguale a noi. Io trovavo che si abbassava. Lo faceva sentire, suor Teresa? È probabile. Un'anima come la mia doveva sembrarle tristemente comica. Talvolta lo capivo dalla sua cortesia. E in che modo insegnava? Molto semplicemente. Eravamo in cinque. Sua sorella Céline, la sua cuginetta Marie Guérin, due converse e io. Ci chiamava il suo piccolo gregge. Avrebbe dato volentieri la vita per tutte noi. Ma non bisognava crederla arrendevole. Per quanto tenera, non cedeva mai. Con ognuna di noi aveva un modo di fare che sembrava improvvisato lì per lì. E ci è voluto molto tempo per accorgermi che il suo insegnamento veniva da Dio e che egli ci guardava attraverso lei. Io camminavo, lei toccava terra soltanto con la punta dei piedi. Sapeva che la vocazione di Suor Teresa era la gloria? Sì, e quando me l'ha detto stavo per mettermi a ridere. Poi ho soggiunto: ma Gesù mi ha fatto capire per tempo che la mia gloria sarebbe consistita nel non essere niente. Allora ho voltato le spalle e me ne sono andata. Ma è tornata? Per molestarla. Discutevo. Le gridavo che lei non capiva niente della mia anima, che io volevo morire d'amore. Lei mi rispondeva anch'io: ma per morire d'amore bisogna prima vivere d'amore. Comincia. Prova ad essere buona per un giorno solo. Io che volevo essere Teresa d'Avila. Piange? Il mio vizio è l'orgoglio. Suor Gioacchina degli Angeli Custodi, da giovani non è bene prendere per modelli degli eroi meschini. Che una carmelitana invochi per suo uso personale la santità della sua fondatrice, il meno che mi aspetti da lei. Del resto la serva di Dio l'ha superata anche in questo, lei che voleva essere tutto. Guerriera, missionaria, martire, apostolo, e che effettivamente lo è stata, nella profondità di un piccolo Carmelo. Tutte le volte che penso a lei mi faccio pena. E da quando ho imparato a farsi pena? Da quando ho provato per un giorno solo a essere buona. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Come sta la mia figliuola della croce? È sulla croce, madre mia. È un trono regale, scelto da lei stessa. Ero giovane, non sapevo che cosa fosse. Da giovane bisognerebbe essere cauti. Il Signore prende in parola. Come si sente, figliuola? Tra poco dovrà scendere in tribunale. Mi sento male, reverenda madre. Mi sento male. Non credo che potrò andarci. Il medico. Sì. Il medico. Ma si ricordi che sarà soltanto lei stessa a decidere. Sorella, lei è nata a Udebeck, presso l'Egli, Orm. Al secolo si chiama Amelia Norina Celia della Rue e in religione Suor Giovanna della Misericordia, conversa. È entrata al Carmelo all'età di 25 anni e è diventata novizia di Suor Teresa del Bambino Gesù. La prego, figliola, risponda sì e no. Anzitutto desidero sia ben chiaro che se l'abbiamo chiamata per un secondo interrogatorio non vuol dire affatto che da parte nostra vi sia nei suoi confronti dubbio o biasimo. Lei ha deposto, ne sono certo, tutta la verità, senza timore, e ciò che conta senza reticenze.
La interrogheremo. E perché? Ho detto tutto quello che sapevo. Reverendo promotore. Suor Giovanna della Misericordia, di che cosa si occupava lei prima di entrare al Carmelo? Stava alla fattoria di mio padre e ci facevo quello che ci si fa. Vale a dire? Mamma era morta. Governavo le bestie, mettevo la pentola sul fuoco e poi lavoravo nei campi. Il signor Conte, il padrone, diceva che valevo quanto un uomo. Un giorno mi ha portato alla fiera. Ho beccato la testa del turco e ho portato via un paio di galline. Dopodiché è diventata carmelitana, vero? Perché no? Il signore ha bisogno anche di Marte, mica solo di Marie. Giusto. Mi dica, che cosa ne pensa lei di Suor Teresa? Dipende. Viva o morta? Ma non è la stessa cosa? Per nulla. Ritto disteso il prezzo cambia. E mica sono più furba delle altre. Quando era viva non ci capivo nulla. Ho qui la sua precedente deposizione. Lei vi afferma che la serva di Dio era una santa. Come no? L'ho detto dopo che era morta, come tutti. Che vuol dire come tutti? Vuol farci credere che al Carmelo erano tutti ciechi come lei? Che ne so. Il vero è che a parte due o tre, le altre ci hanno visto soltanto un gran fuoco. Perché? No, perché non somigliava per niente a una santa. Una santa, nei libri, è fatta di miracoli, di visioni, del diavolo, del buon Dio che parla in fondo a una nuvola. Suor Teresa era Suor Teresa e basta. Mangiava, lavava, pregava, come lui. Anzi, era paesana mia. Già. Del resto, se la memoria non mi inganna, lei ha portato fino in fondo la sua convinzione. Sì, 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 è stata proprio lei che ha detto, quando Suor Teresa era prossima alla fine, lei, in cucina, si è chiesta ad alta voce che cosa avrebbe detto la priora della piccola suora dopo la sua morte, dato che, per quanto carino fosse, non aveva fatto proprio niente che valesse la pena di essere raccontato, vero? Mica potevo indovinare che quella mi avrebbe sentito dalla cella. Eppure aveva l'udito fino e me lo dovevo figurare. E lei della santità non ha percepito altro, soltanto che era carina. Eh sì, forse la santità è proprio questa. Suor Giovanna della Misericordia, qual è attualmente il suo compito? Il solito, sto alle cucine e alla calzoleria. Posti di fiducia ed osservazione. Da quando è qui dentro, se ho capito bene, lei deve averne imparate su questo monastero più di tutte le suore del coro. Grazie a Dio l'ha vista buona. Come dicevo, per esempio in calzoleria certe suore, meriti a parte, possono abbandonarsi a certi scatti di natura, a fare apprezzamenti più o meno giusti sul lavoro, o mi sbaglio forse? Questo no. Ce ne sono però che non si contentano mai e sospirano come tante mater dolorosa. Suor Teresa no. Oh, per lei era la felicità. Mi si presentava davanti con quella vecchia tonaca di bigello. La più vecchia di tutte, la più brutta e la più rammendata. Le veniva su in mezzo al groppone come se avesse la gobba. Così poi ci vedevano ancora meglio i sandali e non finivo mai di aggiustarglieli. Un'altra non se li sarebbe messi, figuriamoci. Quando è morta, Madre Agnese me li ha chiesti per ricordo. Ed io, non vorrà mica serbare queste porcherie, ma glielo bruciati. Ma, forse ho fatto male a bruciarli. È in cucina. Cosa dicevano di lei, eh? Sono importanti le cucine, perfino il Carmelo, il reverendo ufficiale ha ragione. Se ne vedono di smorfiose. A questa non piace il dolce, a quella non piace il salato, una brontola perché è troppo cotto e l'altra non vuole gli avanzi. Con Suor Teresa invece andava tutto bene e non rifiutava mai nulla. E noi ce ne approfittavamo un po', era naturale. Si pensava, questo non lo vuole nessuno, diamolo a Suor Teresa. E tutte le settimane nella ciotola ci mettevamo gli avanzi della frittata e le aringhe riscaldate. Oh, non era mica per cattiveria. Quanto da noi ce n'era più d'una che ce l'aveva un po' sulle corna. Ma non bisogna buttare via niente, perché è un peccato contro la povertà. Giusto, giusto. Ma di questa, come di molte altre cose, Suor Teresa ha atrocemente sofferto. Che cosa ne dice Suor Giovanna della Misericordia? Dico che al Carmelo non si viene a stare comodi. Chi entra lo fa per tribolazione.
vero? E poi chi se lo poteva immaginare che quella soffriva? Non si lamentava mai. Toccava a madre Gonzaga accorgersi. Ma lei non ci badava. Sì, lo so. Sono cose molto brutte queste e sembrano incredibili. Ma è la verità, nuda e cruda. Io lo vedevo che sotto quel tonacone dimagriva. E d'inverno aveva le mani coperte di geloni e tossiva sempre. Eppure alla fine le hanno dato delle medicine che costavano care. Le ricette sono qua. Pozioni, creosoto, frizioni all'alcol canforato e persino l'uva. Madre Gonzaga piangeva. Si mostrava molto preoccupata per il suo stato di salute. Durante le funzioni la costringeva a stare seduta. E durante la ricreazione la faceva sempre mettere a riparo dalle correnti d'aria. Inoltre madre Gonzaga ha permesso alle sue tre sorelle carnali di assisterla e non è cosa comune. In tutti c'è il buono e c'è il cattivo, questo si sa. Però 6 mesi prima di morire la piccola suora andava ancora in cappella di notte. Puliva i vetri delle finestre e spazzava in terra. L'ho veduta in pieno dicembre andare alla fontana con le spalle coperte di vescicanti. Alla fine era una bella noia per tutte. Quando passava da dove stavamo noi, io le dicevo: ma venga a scaldarsi un pochino, suor Teresa. Sorrideva e mi faceva segno di no. Lei andava al suo lavoro, ed io al mio. Non si è mai detta, quella è una santa. Veramente no. Eppure sì, una volta sono rimasta a bocca aperta. In quale circostanza? Un giorno sono entrata nella sua cella. Aveva l'aria un po' strana e gli occhi pieni di lacrime. Beh, che ha, suor Teresa, ho detto. E lei? Penso che Dio non è amato. Oh no, non è amato. Ed è tanto buono. Vorrei morire. Sono rimasta sbalordita. Poi mi sono ripresa e ho detto, così, tanto per dire. Via, via, suor Teresa. Vedrà che un giorno, quando lei sarà morta, ci si inginocchierà davanti a lei e si dirà: Santa Teresa del Bambin Gesù, prega per noi. Poi ci ho riso forte. E lei? Ha riso anche lei. Stia attenta, suor Giovanna della Misericordia. Lei ammette di non avere capito nulla della santità della serva di Dio. Eppure ha deposto sotto giuramento di esserne stata toccata. In quale circostanza? Credo sia stato quando l'ho veduta morire. Tubercolosi l'aveva presa dappertutto. Alle 6 è suonato l'Angelus. Lei ha mormorato: madre mia, la morte tarderà ancora. La priora gli ha risposto che Dio avrebbe forse permesso che la sua agonia durasse ancora per alcune ore. Sì, ancora. Non vorrei soffrire meno. Ha guardato il crocifisso. Lo amo. Mio Dio, vi amo. In quel momento si è sollevata sul letto. Bella come prima e tutta bianca. Ho guardato in alto, davanti a sé, per quanto duro un credo. Non mi sono potuta trattenere. E sono andata davanti e gli ho passato una candela davanti agli occhi per capire che cosa vedeva. Ma lei ha continuato a guardare oltre. Poi è morta. Vada pure, suor Giovanna della Misericordia. Il reverendissimo tribunale mi perdoni se vengo senza essere chiamata, ma ho una comunicazione da fare. Cosa c'è, reverenda madre? Reverendo ufficiale, suor Luisa della Croce non potrà deporre. Le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate. Il medico è venuto. Cosa dice? Che non sa da imporne nulla. Potremmo provocare una crisi. Del resto, imporre non è mia abitudine. Reverendo promotore, data questa estensione, penso che potremmo considerare la causa chiusa. Mi dispiace, ma la testimonianza di suor Luisa della Croce mi sembra di capitale importanza per la conclusione del processo. Di capitale importanza? E sotto quali aspetti? Un solo aspetto al quale i testimoni finora uditi mi sembra non abbiano dedicato la loro attenzione.
Reverenda madre, le chiedo scusa. Sono stata vile. Come si sente, figliuola? Suor Luisa della Croce, desidera davvero deporre? Sì. Senza restrizioni, senza timori. Reverenda madre, non vada via. Rimanga, reverenda madre. Sorella, il tribunale la ringrazia per il coraggio che ha avuto, ma si propone di non abusarne. Nella precedente deposizione, lei ha dichiarato di essere la figlia unica di un banchiere e di avere ricevuto, data l'epoca, un'educazione intellettuale piuttosto libera. Ha precisato con franchezza che i piaceri del mondo e le sue tentazioni non le sono stati indifferenti. In quel momento il pensiero di Dio non le era presente. Lei scherniva in modo crudele le persone devote e in particolare quelle che lei chiamava con disprezzo le pie donne. La sua conversione è stata provocata dall'improvviso disgusto suscitato in lei dall'inutilità della vita quotidiana. E così, appena è stata maggiorenne contro la volontà di suo padre, è entrata al Carmelo, perché il Carmelo, lei ha detto, permetteva meglio di qualsiasi altro ordine di tentare la grande avventura del Signore. La mia figliuola della Croce è un'anima forte. Un'anima forte? Reverenda madre, sto tremando. Ma è qui. Perché trema? Non voglio credere, sorella, che nel corso degli interrogatori lei abbia in qualche modo mascherato la verità, tanto più che era sotto giuramento. Parli più forte, non la sento. Dico di sì. Questa sua affermazione è grave. Le ordino di spiegarsi. Non era soltanto perché sono malata. Non volevo tornare a deporre. Perché? Sono una cattiva monaca. Mi accuso davanti al tribunale di avere giudicato male Suor Teresa del Bambino Gesù e di non avere osato ammetterlo. Si calmi, sorella. Siamo tutti soggetti all'errore. Ma io non mi credevo capace di errore. Ero entrata al Carmelo accesa della fede. Volevo diventare una santa della fede. E dunque, a proposito della fede, che lei ha giudicato erroneamente Suor Teresa? Sì. In che modo? Non la capivo. Quella sua reputazione di piccolo prodigio mi dava fastidio. Un prodigio di 15 anni al quale avevi insegnato a usare alla meglio una scopa e a leggere le opere di Santa Teresa d'Avila. In un giorno festivo, quando potevamo scambiarci delle visite nelle celle, è venuta da me. C'era anche lei, reverenda madre. Ricordo che discutevo sulla fede. Era una mia abitudine. Dicevo che disprezzavo i miscredenti, che per loro non c'era perdono. Lei, reverenda madre, taceva. È stata Suor Teresa che ha parlato. E cosa ha detto? Che cosa ha detto? Ha detto: io sono seduta alla tavola di coloro che non credono. Dubito dell'eternità. La morte mi darà non il Dio in cui spero, ma una notte ancora più profonda, la notte del nulla. Poi ha aggiunto: quest'anno però ho recitato più atti di fede che in tutta la mia vita. Suor Luisa della Croce, che
cosa ha risposto lei a quell'anima? Niente. Niente? Mi ha fatto orrore. Pensavo che fosse in uno stato pietoso. Lei ha capito. E certamente ha pensato di essersi umiliata invano. Non ha notato in Suor Teresa qualche prova di quella sua mirabile missione? Tristezza, scoraggiamento? Mai. Ha subito il martirio del dubbio come quelli del corpo e dello spirito, senza alcuna manifestazione. E tutto questo, reverendo promotore, negli ultimi 18 mesi della sua vita, soffrendo in modo inaudito, mentre raddoppiava d'amore e perfino di letizia. È esatto? Sì. Secondo le sue compagne, aveva pochi meriti. Dio la trattava come una bambina. Anzi, una di loro all'infermeria le ha detto che proprio per questo nella comunità la stimavano e l'amavano poco. Io ero di quelle. La sua morte le ha aperto gli occhi? No. Ho pianto, come tutte le sorelle, quando lei ci ha chiesto perdono. Ma la sua virtù non mi ha turbata. Per me tutto quell'eroismo era solo una facciata, una lusinga. Non capivo che differenza corre tra il pensare la propria fede e sentirla. Mea culpa. Posso chiedere al tribunale se ha ancora qualche domanda da fare? Invoco la vostra pietà per questa mia povera figliuola. Un'ultima domanda. Suor Luisa della Croce, mi dica, davanti a Dio che ci ascolta, perché crede che Suor Teresa del Bambino Gesù sia una santa? E perché lo crede adesso? Perché adesso ho perduto la fede. Eppure credo, per grazia sua. Ho finito. Vada pure, Suor Luisa della Croce. Madre Agnese, conosco un prete che, dopo aver saputo che Suor Teresa aveva detto sul suo letto di morte, sento che la mia missione comincia adesso. La mia missione di fare amare Dio come io lo amo. Voglio trascorrere la mia vita in cielo e fare del bene sulla terra. Farò cadere una pioggia di rose e non potrò concedermi riposo fino a quando ci saranno delle anime da salvare. Ma quando l'angelo avrà detto il tempo non è più, allora mi riposerò perché il numero degli eletti sarà completo. Quel prete reverenda madre pensava che quelle parole fossero della fanciulla più follemente orgogliosa che fosse esistita, oppure che fossero le parole di un profeta. A quel prete sono stati necessari 13 anni, oltre il noviziato dell'umiltà e dell'abbandono, per capire che quelle parole erano proprio di un profeta. Quel prete sono io. Preghi per me.